Il mercato dei tablet, ragazzi, è un settore piuttosto florido, soprattutto per via delle abitudini modificate, per l'apertura mentale delle istituzioni anche nei confronti dell'istruzione, dei metodi educativi con tablet e strumenti di nuova generazione, ma non solo, anche negli ambiti lavorativi. Il tablet è sempre uno strumento più fondamentale per l'esecuzione di un buon lavoro. Mi viene in mente il lavoro nei ristoranti, come ad esempio con le ordinazioni, oppure in giro per gli agenti di commercio per la ricezione degli ordini e via discorrendo. In ogni caso, quando aumentano le richieste, quando aumentano i numeri, tanti produttori si fanno ovviamente la domanda se è il caso di inserirsi in questo mondo. Lo ha fatto Oppo presentando il suo primo Oppo Pad nelle scorse settimane, un dispositivo che ufficialmente non è arrivato in Italia, ma che noi avevamo provato, quindi se avete perso la recensione, insomma, la trovate sul nostro canale. Adesso arriva ufficialmente in Italia, sul mercato europeo, Oppo Pad Air, un prodotto più economico destinato ad un pubblico decisamente più ampio. Io ve lo racconto come al solito dopo la sigla. Eh sì, sebbene il prezzo scenda, non è detto che anche la qualità debba peggiorare, e con questo Oppo Pad Air l'azienda ce lo ha confermato. Il tablet appena lanciato ha un design piuttosto solido ed è ben costruito. La scocca è realizzata in metallo con una solida finitura opaca al tatto e con dei dettagli piuttosto particolari in 3D lungo la parte alta della back cover, quasi a spezzare la monocromia della scocca. Le dimensioni sono pari a 245x154.8x6.9 mm di spessore. Il peso è pari a circa 440 grammi, dunque il tablet non rientra sicuramente tra i prodotti tascabili, viste comunque le dimensioni del display da 10.3 pollici. Non lo reputo, ragazzi, un prodotto piuttosto facile da utilizzare con una sola mano, ma d'altronde in questo segmento di mercato è pressoché impossibile trovare dei tablet da 10 pollici che siano perfettamente maneggiabili con una mano. Sul fronte estetico, ragazzi, poi c'è ben poco da aggiungere, perché questo è un tablet come tutti gli altri. Siamo in un settore dove francamente innovare viene un po' difficile, presentare prodotti stratosferici con un design tutto nuovo è pressoché impossibile. Ciò che salta all'occhio sicuramente è un dettaglio estetico su uno dei due lati corti. L'azienda ha stretto una partnership con Dolby Atmos per la parte audio di questo tablet, motivo per cui troverete una serigrafia che lo certifica. Poi ci sono i vari tasti e pulsanti per l'accensione, oltre che il controllo del volume integrati sul lato sinistro, insieme ad un piccolo carrellino estraibile che però potrebbe trarvi in inganno. Questo carrellino appunto serve per l'espansione della memoria tramite microSD e non purtroppo per l'utilizzo di una scheda SIM, dal momento che ufficialmente in Italia non arriva una versione che supporta appunto il modulo telefonico. Sui due lati corti poi sono integrati i quattro altoparlanti stereo del tablet, mentre sul destro è stato anche inserito il connettore USB-C per la ricarica della batteria. Ahimè, manca un connettore da 3,5 mm per le cuffie, che su questo genere di prodotti continua ad apprezzare nonostante la diffusione in larga scala di auricolari Bluetooth. E se esteticamente, insomma, questo prodotto mi aveva colpito al 100%, frontalmente poi quando l'ho acceso mi sono reso conto di un dettaglio. Mannaggia queste cornici che sono ancora così spesse, ma d'altronde si tratta di un prodotto medio di gamma, per cui è abbastanza accettabile la presenza di queste cornici un po' più pronunciate. Tuttavia però, se non siete dei malati come me e riuscite a trascurare dettagli come questo, il display da 10.36 pollici di tipo IPS con risoluzione 2K di questo Oppo Pad Air vi regalerà delle belle soddisfazioni, ne sono assolutamente certo. La qualità dei colori riprodotti è nettamente superiore ai prodotti dei suoi diretti competitor, i colori sono naturali e ben bilanciati. Peccato soltanto per l'assenza dell'HDR. Tuttavia non è tutto oro quel che luccica, perché soprattutto se utilizzate sotto la luce del sole questo Oppo Pad Air potreste rendervi conto di una piccola difficoltà. Mi riferisco al trattamento antiriflesso messo in campo dal produttore cinese, che non è all'altezza di un brand come Oppo, che ha ampiamente dimostrato ciò che è in grado di fare, per cui questi piccoli scivoloni, se così vogliamo definirli, non me li aspetto da un brand come Oppo, che ha sempre dimostrato quali sono le sue capacità e ovviamente anche quali sono i suoi piccoli limiti, ma questo assolutamente non rientra tra i limiti di Oppo, per cui ma perché fare una scelta del genere? La scheda tecnica invece l'ho trovata più convincente rispetto ad altri prodotti simili che mi è capitato di provare in questa fascia di prezzo. L'azienda ha puntato su un rodato e ben funzionante Snapdragon 680, 4 GB di memoria RAM, a cui si possono aggiungere fino a 3 GB ulteriori virtuali tramite l'espansione dinamica presente nel software, 64 o 128 GB di storage interno, che possono significare sul prezzo di listino 50 euro di differenza. Tralasciati questi dettagli, seppur non si tratti
di un hardware di fascia medio-alta quanto più entry-level. L'OppoPad Air, se non fosse per il multitasking un po' limitato per via della gestione della RAM non ottimale, è un prodotto veramente completo che può diventare il punto di riferimento in ambito multimediale per la riproduzione di film, giochi di fascia media ma non top come ad esempio Call of Duty e altro ancora in ambito scolastico, universitario e via discorrendo. I benchmark sono la prova che questo non è un dispositivo da mettere sotto stress o da utilizzare come solo noi nerd sappiamo fare, quanto più si tratta di un prodotto realmente concreto da utilizzare negli scenari giornalieri, senza avanzare pretese di tipo prestazionale o numerico. In più c'è da considerare un altro aspetto: sul fronte multimediale questo dispositivo può vantare sulle certificazioni Widevine L1, per cui streaming a massima risoluzione per sfruttare al massimo le potenzialità di questo display, che appunto potete utilizzare per guardare i vostri film su Netflix, su Disney Plus e su Prime Video a massima risoluzione. Sul fronte software nessuna novità, soprattutto se avete già visto la recensione di OppoPad di qualche mese fa. Per chi l'avesse persa posso dirvi che Oppo non ha lasciato nulla al caso e ha adattato perfettamente la sua ColorOS a bordo di un tablet, portando un bel po' di funzionalità extra che mi permettono appunto di sfruttare il dispositivo al 100%, non utilizzandolo semplicemente come uno zoom dello smartphone, ma portando effettivamente qualche chicca in più sul software che potrete utilizzare nell'uso di ogni giorno. Mi riferisco per esempio alla possibilità di gestire con dello split screen il multitasking, la possibilità di creare e gestire delle finestre, la barra laterale con le scorciatoie rapide e via discorrendo. Per gli amanti dei dettagli più tecnici, la versione della ColorOS qui è la 12.1, mentre Android è in versione 12. Non mancano anche qui inoltre tutte le funzionalità relative alla personalizzazione estetica del dispositivo, con sfondi e temi a disposizione dell'utente, oltre che la RAM estesa, che può aumentare fino a 3 GB ulteriori la memoria RAM fisica installata. Sul fronte fotografico invece, ragazzi, è un po' più evidente il downgrade rispetto alla versione di OppoPad precedente che avevo avuto la possibilità di provare nei mesi scorsi. Si tratta sì ovviamente di due dispositivi di due segmenti diversi, e soltanto, devo dire la verità, sull'ambito fotografico forse ho notato un po' più le differenze. Mentre sul top di gamma avevamo una lente da 13 megapixel ed una selfie camera da 8, questo Pad Air arriva con una lente primaria da 8 megapixel f2.0 e una selfie da 5 megapixel f2.2, entrambe in grado di catturare video in full HD a 30 frame per secondo. Al di là di questo però, quel che conta è sicuramente la qualità effettiva degli scatti realizzati. Le foto catturate sono nella media, guadagnano la sufficienza che per un tablet di fascia media è comunque un grosso traguardo, soprattutto se considerate che in questo settore uno dei pochi che supera e non di tanto la sufficienza è iPad. Tuttavia qui gli scatti sono buoni, anche se in assenza di luce incontrerete sicuramente un po' di difficoltà. Buona la lente anteriore da 5 megapixel che rende questo tablet eccezionale per videochiamate, video lezioni e utilizzi simili. Non solo il massimo della qualità, invece i video catturati da entrambe le fotocamere. Sul fronte batteria, ragazzi, invece Oppo non ha lasciato assolutamente nulla al caso. Ha adottato infatti una batteria da 7100 mAh che può essere adatta praticamente alla tipologia degli usi più disparati, quindi i più stressanti, anche i meno stressanti possono essere accontentati con questa batteria che assicura mediamente quelle 5-6 ore di utilizzo al giorno, fino a 3 giorni insomma lontano dalla presa di corrente. Per chi invece volesse sapere quali sono i dati prettamente numerici, quindi di display attivo, posso dirvi che con questo dispositivo sono riuscito ad ottenere, facendo dei test con Netflix in riproduzione video, fino a 17-18 ore di schermo attivo, per cui dei valori sicuramente molto alti. Poi per quanto riguarda la ricarica rapida, il dispositivo di Oppo supporta la ricarica Super VOOC fino a 18 watt e si ricarica da 0 a 100 in poco più di 2 ore e mezza. E se ti stai chiedendo perché dovresti acquistare questo dispositivo di Oppo, ti rispondo subito: costa circa 299€ nella versione da 464 e 50€ in più per la versione 428. È un dispositivo che vi consiglio assolutamente se state cercando un qualcosa per utilizzi multimediali, quindi per guardare un film, per un utilizzo scolastico, per esempio se prendete appunti, oppure se a scuola vi è richiesto un tablet per la condivisione delle lezioni, oppure se capita ancora di fare qualche video lezione da remoto, è un prodotto perfetto perché ha una buona batteria e una buona fotocamera anteriore, per cui siete coperti assolutamente al 100% su questo fronte. Se invece siete alla ricerca di un dispositivo super performante per giocare a Call of Duty, a Fortnite a massimi dettagli, se invece state cercando un super display, non è questo forse il prodotto più adatto a voi e vi converrebbe alzare un po' l'asticella del prezzo e puntare ad esempio su un prodotto più concreto per questa tipologia di usi, come ad esempio può essere l'OppoPad, non in versione Air. Io comunque in ogni caso resto qui in basso a disposizione dei commenti per rispondere a tutte quante le vostre curiosità e dubbi, e noi ci vediamo in un prossimo video sempre qui su Jizz.